per 30 anni, di cui 27 svolti presso la CGIP, quindi quasi sempre nel settore penale. Purtroppo quello che voi avete visto adesso attraverso il documentario, io l'ho vissuto attraverso i processi, vedendo la realtà cruda e nuda, e addirittura mi è capitato di scoprire tra le carte di un processo che vittima di un omicidio era stata anche una mia carissima amica di scuola, e questo l'ho scoperto quando hanno purtroppo troppo tardi arrestato un assassino che aveva fatto a pezzi una donna e messa in una valigia, e dopo di ciò quest'uomo ha cominciato a parlare come un fiume e ha fatto anche i nomi di altre vittime, e tra queste vittime c'era anche questa mia amica carissima. Quindi oltre 10 donne aveva ammazzato quest'uomo. Io vi cito uno dei casi più eclatanti, però ho visto anche bambini che sono stati maltrattati dai genitori, che hanno perso la testa, per punire la propria donna hanno maltrattato anche i figli. E molte volte queste donne purtroppo non riescono a denunciare tutto questo perché non c'è alle spalle una struttura, diciamo, sufficiente a sostenerle. Perché denunciare è facile, però poi rimanere tra le mura domestiche e subire ancora violenze è molto difficile. Quindi queste donne avrebbero bisogno, oltre che insomma di denunciare, ma di avere delle persone alle spalle che le aiutassero a superare questo momento tragico, un centro di prima accoglienza dove rifugiarsi anche con i figli e poi magari cominciare a combattere. E anche un sostegno per questi uomini che secondo me sono anche loro, diciamo, anche loro vanno aiutati, perché molto spesso fermarli con una denuncia non serve a niente, perché loro poi vanno avanti e concludono quello che hanno iniziato. Quindi ci vuole una rete che ha bisogno un po' di tutti, in tutti i settori, anche cominciando con delle strutture. Magari ci sono tutte queste strutture che vengono tolte alla camorra, invece di farle andare a pezzi, cominciamo a creare un centro di accoglienza per queste donne maltrattate, un centro di prima accoglienza che le cominci a sostenere anche con un aiuto psicologico, magari mediante, non so, altre strutture che diano un aiuto anche psicologico a queste donne. Cioè, prima che ci siano tanti cadaveri in giro, cerchiamo di operare. Questo è il mio piccolo intervento, quindi ognuno come può fare, può lanciare un piccolo grido di aiuto, però tutti insieme possiamo anche creare un eco.